Allora, siamo per budointernational.it all'Aiuto Sport e è venuto a trovarci Christian Bin. Ciao Christian, come stai? Ciao, sto bene. Ho ricominciato a... Scusate, ho poca voce. Ho ricominciato a allenarmi adesso, in questi giorni. Mi sto preparando perché c'è un evento che sto, insomma, per preparare. Allora, tu sei sempre, ti alleni sempre, sempre alla ribalta per gli incontri più interessanti e emozionanti. Sappiamo che a novembre ci sarà una serata importante a Livorno organizzata dai Rizzoli. E cosa succederà in questa serata? Allora, il main event sarà appunto io contro Massimo Rizzoli, quindi gli è stato chiesto di voler fare il match di rientro, perché lui aveva già fatto un match d'addio a Octagon, ha avuto delle buone proposte, allora ha voluto riprovare, ritentare a fare un altro match, e hanno specificatamente chiesto di me, perché nei 63 kg, insomma, siamo io Beh, e lui e pochi Rizzoli è altri, stato un immagino. grandissimo atleta di kickboxing, campione del mondo WACO e sicuramente nella sua categoria un atleta fortissimo e imbattuto. Ovviamente qua si parla di gabbie e di MMA. Beh sì, lui comunque è un valido atleta completo, non solo nella kickboxing, ma ha anche un gran bel curriculum nella lotta, nel jiu-jitsu. Quindi sarà un ottimo Quindi una match. grande sfida tra due atleti italiani di Sì, grande esperienza, di grande valore. cercheremo di fare un ottimo spettacolo, insomma, sia io che lui si preparerà al meglio perché vuole, insomma, davanti al suo pubblico, al suo Livorno, e io perché dopo un anno e mezzo con un paio di sfortune, un po' di match saltati per sfortuna, un infortunio al polso che mi ha tenuto fuori per un po' di tempo, ma adesso siamo quasi pronti a... Come sta andando il tuo polso, la riabilitazione? Ma la riabilitiamo, insomma, pian piano, con cure e tanta lotta si riabilita. Bene, allora Christian, buon allenamento e niente, ci vedremo appena prima del match. Sì, ci vediamo ancora in altre, magari in altre piccole intervistine dove vi tengo aggiornati su come si evolve, insomma, l'allenamento e tutto. E poi ci vediamo nella gabbia il 26 di novembre. Ok, grazie Cristian, ciao. Ciao.